Con l'amaro in bocca termina l'ottima stagione della formazione femminile della polisportiva Valverde Hockey. Sfuma infatti agli shootout il sogno del tricolore per le siciliane allenate da Trinidad Cannon, che nello spareggio per lo scudetto contro l'Argentia cadono sul 4-3 solo dopo aver chiuso i tempi regolamentari in pareggio sull'1-1. La tensione rimane palpabile per tutta la gara sul prato del Lorenzoni di Bra. Le due squadre nella prima fase di gioco producono poco e a mettersi più in evidenza sono le valverdesi nelle immagini in maglia rosa, che però non trovano la conclusione gettando svariate occasioni. I ritmi del match si alzano allo scadere del terzo quarto con Huertas che sfiora per ben due volte la rete del vantaggio, prima con un tiro deviato e successivamente mancando il cross di Dalila Mirabella. Il primo gol dell'Argentia arriva come una doccia fredda per le siciliane al primo minuto dell'ultima frazione di gioco. Su contropiede delle Lombarde, Norbis sigla l'1-0. La risposta dell'Etnè arriva quasi allo scadere con Raquel Huertas grazie ad un rigore guadagnato da Bonfiglio. Agli shootout le Lombarde hanno la meglio trovando la porta con Norbis, Moroni e Grenon. Alle valverdesi invece non bastano le reti di Dalila Mirabella ed Eleonora Di Mauro. L'Argentia si aggiudica quindi lo scudetto vincendo il campionato di Serie A1 femminile. Alla compagine femminile della polisportiva Valverde Hockey si deve comunque riconoscere l'ottima stagione fatta finora e la grande crescita avuta. Nel finale ad applaudire alle siciliane non manca Trinidad Cannon, non soddisfatta del risultato ma comunque orgogliosa della sua squadra. Sono veramente dispiaciuta. Abbiamo fatto una partita molto buona, abbiamo controllato, abbiamo attaccato tantissimo. Abbiamo sbagliato le azioni che dovevamo concretare. Non tutte le giocatrici nostre sono state al top, però comunque siamo arrivati qua. Abbiamo fatto un torneo strepitoso, una società che si è rimesso in Serie 1 e ci ha messo in condizione di fare un torneo importante. Sono soddisfatta, non contentissima per il risultato di oggi, però soddisfatta di quello che abbiamo fatto nell'anno. Ci porteremo questo risultato per lavorare meglio l'anno prossimo.